a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ ed oggi siamo su Grave, che è un videogioco indie horror che c'è scritto Play Oculus, però non funziona con l'Oculus Rift ragazzi, perché cioè è la versione troppo vecchia per l'Oculus Rift, che sono troppo aggiornato, quindi non funziona. Che cazzo è? Cioè siamo già partiti, bello, cioè non spiega una sega, come al solito ragazzi. C'è una casa, già è bellissimo. Ci sono ombre che si muovono di oggetti che non ci sono. Perfetto, allora, ragazzi, è già bellissima sta cosa. Non ho più pallida idea di come ci sono finito qua. Vabbè, questo lo sappiamo. Bello sto pozzo, mi piace. Vabbè, comunque c'è una casa, quindi l'unica cosa che vedo ci entro, perché sennò... bello, accogliente ragazzi. Vi preparo un panino, non lo so, qualcosa. Posso fare il caffè? Tanto sembra abbastanza pulito, quindi va bene. C'è un copertone, bellissimo ragazzi, fantastico. Il frigo, la madonna, abbiamo fatto la spesa qui. Vabbè, io non ho parole. Vado al piano di sopra perché non sto capendo cosa sta succedendo. Che? Perché ci sono sti rumori? Che cazzo? Ragazzi, c'è una scatola di fiammiferi che... si muove. Cioè, vabbè, e posso grazie. Ho preso un fiammifero paranormale, fantastico, c'è la televisione. Ma prende Sky. Si possono lanciare i fiammiferi, basta, la mia vita è completa, non ho bisogno d'altro. Questa casa penso che prenderà fuoco in 4 secondi, quindi meglio che mi levo dai coglioni, perché sennò finisco male. E non ho ancora capito dove... Chi cazzo è quel tizio? Ragazzi, c'è un tizio, amico mio, vieni qua che c'è i fiammiferi, che ci divertiamo. Ragazzi, c'è... Che cazzo è sta roba? Ma c'era sta cosa? Che cazzo è successo? Ragazzi, il personaggio sta andando sotto effetto di droghe. Non so se è normale, credo di no. Fantastico, qualcuno mi spiega dove siamo finiti di preciso? Ah no, perfetto, siamo di nuovo qua. Allora, erano droghe, c'avevo ragione. Io ho visto un tizio che stava lì, però adesso non c'è più, perché forse era un'allucinazione. Non lo so, ma nel dubbio lancio un fiammifero. Poi sono comparsi degli edifici ed è sparito a caso. Però vabbè, io entro qua dentro. Tra l'altro sono strutture bellissime, complimenti. Comunque mi piace la grazia con cui tiene il fiammifero. Cioè, non è che lo tiene dritto, lo tiene così. C'ha la mano storta, più storta del mondo praticamente. C'è una... cos'è sto coso? Activate. Posso cliccare? Ah no, sono miniere, fantastico. Ragazzi, sono finito nelle miniere, che figo. E si è anche spenta la... Sì sì, ma vedi di star calmo perché ti do fuoco. Che cazzo sono? Sì, anche due vie, fantastico. Non ne bastava una. Perché è caduto un non sono... io lancio fiammiferi, non sono stato io. Che cazzo è che ha fatto cadere sta roba? Vabbè, lasciamo stare che non importa. Bellissimo con... Ci sono di nuovo le ombre che si muovono a caso, ragazzi. Non mi piace sta cosa. Cos'è? Beh, questa è arte moderna, ragazzi. Vi insegno io. Cioè, si lanciano fiammiferi sull'arte moderna. Quanto amo l'arte, ragazzi. Però non è... adesso non è la cosa che mi preme di più. Cos'è sta roba? Perché trovo fattorie ovunque? Cioè, ho beccato una fattoria. Ho fatto il caffè. E poi ho beccato delle miniere. E poi un'altra fattoria. Bellissimo, ragazzi. Cioè, cos'è? Ho preso una batteria. La batteria di... dove sono spuntate queste batterie? Cioè, del fieno... ma sì, diamo fuoco alla roba, chi se ne fotte. Cioè, io non ho capito... una torcia! Oh mio Dio! Ragazzi, tecnologia avanzata, sta cosa... ci stiamo evolvendo. Cos'è? Una tanica di benzina? Che cazzo... no, ma che cazzo fa? No, questo si dà fuoco, ragazzi. Cioè, si sta dando fuoco a caso. Vabbè, io vado di sopra. Cosa devo fare qui? È diventato bu... cos'è spuntato laggiù? Io più gioco a sta roba e meno capisco. Cazzo è stato? Raga, che cazzo sei? Raga, minchia quanto sei figo. No raga, è bellissimo. Cioè veramente sexy. Però raga, ti do fuoco. Mi ha steso. Ragazzi, questo è peggio. Sì, ma stai calmo. Cioè non... ah, sono ripartito dal checkpoint. Ah, è un checkpoint forse. Cioè io non so chi fosse quel tizio, però so che è un tipo sexy. Questo l'ho capito, però non ho capito chi cazzo fosse. Però mi ha steso tipo wrestler in mezzo secondo. Però vabbè. La torcia, perfetto, questa mi serve. A parte che è giorno, la torcia di giorno. Ci sono videogiochi horror dove la torcia non la trovi e non si vede un cazzo. In sto gioco invece si vede e trovi la torcia, fantastico. Activate, perfetto. Cosa ha attivato? Che qua è tutto di legno. Le luci. Quando diventa buio l'attivo, così diventa... ci sono le luci e non mi pigliano. Poi c'è una chiesa, fantastica. Cos'è? Ma perché flutta... allora, io mi dovete spiegare perché fluttuano gli oggetti in sto gioco. Ho trovato un flare, fantastico. Cioè io continuo a non capire che cosa sta succedendo. Cos'è? Perché ci sono case ovunque? Bello, fantastico. No, no. Cazzo, raga. No. Allora, vediamo di capirci. Devo tornare ad attivare. Devo attivare di nuovo il coso della luce, perché sennò finisco malissimo. Ok, c'è una tanica intanto. Dove cazzo è finito il coso della luce? Veloce, veloce, veloce. Buongiorno, merda. Vaffanculo. Vabbè, quanti siete però? Ce ne sono uno. Ce n'è uno ogni 2 centimetri. Quanto sei bello. Raga, non ho ancora... non riesco a trovare... eccole qua, è qua. Devi morire. Madonna, ma che cazzo è? Madonna, sei bellissimo.
basta, è troppo, troppo sexaggine. Poi, cazzo, c'è gente che cammina a caso. Sì, sì, ho attivato, vaffanculo, devi morire. Ma dovete smetterla di fare sta apparizione tipo X-File, vi prego. Ragazzi, non si è acceso un cazzo, non lo so perché prima ha funzionato, adesso no. Però c'è il checkpoint, quello mi piace. Cioè, è una bomba atomica sto coso, non è un checkpoint. Che cazzo è? Non mi segue più nessuno, però mi fa più paura sto coso che quelli di prima. Sono sicuro. Ho trovato un flashbang. Cioè, è una granata accecante, però non ho capito che cosa devo farmi di una granata accecante. Forse la lancia quei tizi. Cioè, se la lancio a sta gente che mi compare davanti e esplode. Dovete morire. Lo vedi questo? Dopo infilare nel culo. Ha funzionato. Raga, non so che cosa ho fatto di preciso, però ha funzionato, quindi va bene. Credo che la luce mandi via quegli stronzi, quindi se riesco ad attivare sta merda, non niente, non si attiva. Cioè sto schifo si attiva di giorno, ma di notte no. Fantastico. Sentite, io non posso. Ma con la torcia non funziona. Cioè tipo gli... Ah, il fiammifero. Cioè se li tiro un fiammifero non prendono fuoco, cose così. Dove cazzo è andato? Raga, eccolo. Fermi un attimo. Sì, ti do fuoco. Devi morire. Ragazzi, li sto tirando i fiammiferi nel culo, però non si fa niente. È bellissimo, ragazzi, il nuovo passatempo, basta. Ok, esploso. Cioè, non ho capito. Che cazzo? Ah, no, è arrivato giorno, perfetto. E se arriva giorno, esplodono, fantastico. Pensavo di averlo fatto esplodere a furia di fiammiferi nel culo, ma non credo che sia così. Siccome, ragazzi, il giorno e la notte si alternano ogni 5 fottuti minuti, fatemi muovere il culo prima che succeda qualcosa. Tutto abbandonato, non ho ancora capito come ci sono arrivato qui in sto posto di merda. Cos'è? Un'altra batteria che fluttua, fantastico. Posso dormire? No, posso. Non posso dormire, però posso entrare con le gambe nel letto. E non ho fatto. Madonna, dico. No. Dovete farvi i cazzi vostri. I cazzi vostri. Merda. Esplodi. Brava, perfetto. Raga, quello è obeso. E che cazzo è? No, ma sono diversi questi. Questi c'hanno. La panza c'hanno. Cazzo. No, fermi. Madonna, che bello che sei pure tu. Flashbang. Ok. Sono esplosi tutti meno che quei due. Quei due non devo forse lanciarli questo. No. Raga, si mette male la faccenda. Non so se ve ne siete accorti, però. Ragazzi, sto mino pieno di pus continua a seguirmi, però. Ok, è esploso il pus. D'accordo, ragazzi, provo a ritornare indietro per vedere se succede qualcosa. Cosa è successo? Sono di nuovo sotto effetto di droga. Ma basta. Thank you for playing the game. Ma no, babà, non è finito così. Vabbè, ve lo riassumo io perché non avete capito. Ma io ho capito. C'era un drogato di caffè che ha provato ad andare nel deserto per trovare caffè, però non l'ha trovato. Gli sono apparsi i modelli di Abercrombie in giro, che sarebbero questi tizi. La morale di tutto questo, ragazzi, è che non si beve il caffè nel deserto. Sì, più o meno. D'accordo, ragazzi, se il video vi è piaciuto. Scusatemi se è durato così poco, però non pensavo che fosse così corto. Però i modelli valevano tutto il gioco. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, come in ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!